In realtà, a mio avviso, e non sono l'unico a dirlo, questi brani di cui vi dico qualcosa oggi sono stati già ben studiati da Jacques Dallaran, ad esempio, da Stefano Bruffani, da Raimondo Michetti, me ne sono occupato anch'io come, davvero come ultimo. E, questo racconto della vita di Tommaso, a mio avviso, non sta parlando della comunità di Chiara, di San Damiano, ma di una comunità di un tipo del modello del monachesimo papale. Infatti Tommaso, credo volutamente, ci dà una spia nella sua descrizione di questa comunità, perché dice: in qualche luogo queste suore sono anche 40 o 50. Dunque non sta pensando direttamente a San Damiano, ma sta pensando ai monasteri di quest'ordine. E qual è la descrizione che lui dà? Dà delle caratteristiche che si possono facilmente ritrovare in qualsiasi comunità monastica femminile: una vita vissuta nella carità, quindi lui dà un elenco di 7 virtù: carità, umiltà, verginità e castità. Poi parlerà del titolo della Santissima Povertà. La parola titolo potrebbe far pensare al privilegio della povertà che era stato concesso a Chiara, ma nulla ci dice che questo è un riferimento specifico a quel testo. Qualora Tommaso avesse voluto pensare a quel documento, avrebbe potuto citarlo, visto che era un documento rilasciato dallo stesso Gregorio. Parlerà della mortificazione del silenzio, della pazienza e della contemplazione, in qualche modo virtù, modelli di vita praticabili in qualsiasi comunità di quest'ordine. Anzi, ci sono alcuni elementi di questa descrizione che difficilmente si conciliano con lo stile di vita della comunità di Chiara, da come emerge ad esempio dal processo di canonizzazione. Si dice che, a proposito del silenzio, le suore non parlavano quasi mai, è la volontà di sempre di far tacere le donne, ecco, quindi è presente anche nelle biografie di Tommaso. Dice: non parlavano quasi mai, a tal punto che si erano disabituati a parlare, che quando dovevano parlare quasi non ci riuscivano, cosa impossibile credo per chiunque, per le donne forse ancora di più. C'è un altro elemento poi, qualcuno dice: ma si parla della Santissima Povertà ed è collocata al centro di quest'ordine. Ebbene, sempre Tommaso, nella vita del Beato Francesco, al paragrafo 122, parla, fa un riferimento esplicito e molto interessante ad una comunità di quest'ordine. Sono le monache di Spoleto, un monastero di San Paolo, nel quale Gregorio IX, scappando da Roma, passa per alcuni giorni prima di arrivare ad Assisi. E lì Tommaso dice che il Papa fu commosso dalla vita di queste donne poverelle, fu commosso dalla loro altissima povertà e dalla gloriosa istituzione che lì si praticava, l'istituzione cioè la sua, il regolamento di vita che gli aveva dato. Dunque io direi, come tanti altri studiosi, che questo brano non parli di San Damiano. E qualche anno fa ho cercato di dimostrare che Tommaso ha aggiunto questa narrazione in un secondo momento della vita. E perché è Gregorio che l'ha sollecitato ad inserire questo testo nel lungo capitolo sulla conversione di Francesco. Se noi provassimo ad eliminarlo, il racconto della vita del beato Francesco scorrerebbe con molta più logica, rispettando la cronologia di quello che Francesco ha fatto. Perché qui si parla della sua conversione, qui si fa riferimento a Chiara 6 anni dopo la sua conversione. Capite che in questo racconto c'è qualcosa che non va. Ma ciò che conclude il testo, e questo è importante leggerlo, sono queste parole di Tommaso. Dice: bastino ora queste poche parole sulle vergini consacrate a Dio e devotissime angele di Cristo. Quindi lui ha già parlato troppo, dice: però adesso fermiamoci, è Francesco che ci interessa, non Chiara. Ma questo è importante: la loro mirabile vita e il loro glorioso ordinamento ricevuto da Papa Gregorio, è questo l'interesse grande che c'è dietro questa pericola. Il glorioso ordinamento ricevuto da Papa Gregorio, allora vescovo di Ostia, Ugolino, richiedono un libro distinto e un tempo disponibile per scriverlo. Quindi Tommaso dice: ok, ho accontentato i desiderata del committente, adesso ritorniamo a Francesco. Non vedrei in questa informazione la volontà già negli anni 28-29 di Tommaso di scrivere una vita per Chiara. Probabilmente lui stesso diceva: chissà come questa avventura va a finire. Ma ciò che è importante nel testo ancora della vita
un'altra pericola. Adesso vi dico innanzitutto, per concludere, qualcosa sulla prima. La prima è più una propaganda gregoriana, così la definisco, che una vita, una piccola vita dedicata a Chiara. Lei che è ancora una santa viva, così è stata definita. E il racconto, più che rispondere alle origini dei frati e delle sorelle, credo sia una risposta al rapporto tra l'ordine di San Damiano e di Papa. Chiara rompe un ottimo e utile raccordo tra Francesco e il monachesimo ugoliniano e la sua istituzione, il glorioso ordinamento, ciò che è in qualche modo l'interesse di Tommaso e di Gregorio soprattutto. Ma la seconda pericope è molto molto importante, perché qui in realtà Tommaso non fa altro che dar voce a una preoccupazione di Chiara. Qui credo che emerga in un modo più circostanziato la realtà di questa comunità, nel contesto in cui si vede privata di Francesco. Francesco muore, vi dicevo, si celebrano i funerali e il corpo di Francesco passa nella comunità di San Damiano per l'ultimo saluto. E qui Tommaso mette in bocca a Chiara delle parole di preoccupazione, un vero e proprio lamento. Ma prima di introdurre il lamento di Chiara, quando il corpo di Francesco giunge a San Damiano, Tommaso dice: il luogo dove egli, Francesco, aveva fondato la religione e l'ordine delle sacre vergini, le povere signore. Quindi questo ruolo di Francesco viene ribadito anche nella seconda pericope. Qui però, ed è interessante, scomparirà Gregorio. Gregorio non ci sarà la sua istituzione, ma ci sarà Chiara, che non è narrata, ma è narrante. È lei che parla, e lo fa attraverso un lamento. Dice: padre, padre, rivolgendosi a Francesco, che ormai non può più rispondere, è morto: che cosa faremo ora noi? Perché ci abbandoni, misere? A chi ci affidi così desolate? Perché non ci hai dato la gioia di precederti? Dove vai tu e invece ci lasci qui nel dolore? Come potremo vivere così rinchiuse in questo carcere, ora che più non verrai con il tempo a visitarci? Con te se ne va per noi sepolti al mondo ogni nostra consolazione, e non ci rimane più un simile sollievo. Chi ci soccorrerà in questa povertà di meriti e di beni materiali, o padre dei poveri, amante della povertà? Ebbene, è molto importante che in questo lamento, i primi tre interrogativi di Chiara sono ripresi dal lamento che i discepoli di Martino, quindi di San Martino di Tours, fanno sul corpo del loro padre. E questi discepoli mostrano dunque una preoccupazione. Dobbiamo pensare al contesto non del 1226, quando muore Francesco, ma al contesto in cui è scritta la vita, gli anni 28-29, che sono quelli più difficili per la comunità di San Damiano, che ha perso Francesco e che ha un papa che era il loro in qualche modo istitutore, Ugolino, che è diventato papa e dunque può in modo molto più energico portare avanti la sua politica di costruzione o di normalizzazione del monachesimo femminile legato ai frati minori. Dunque il problema risponde al tempo in cui scrive Tommaso. Io mi chiedo: perché riprendere il pianto di Martino, dei discepoli di Martino? Certamente per il valore letterario che questa leggenda aveva, era un testo diffusissimo, era un bestseller questa vita, e anche perché quelle parole certamente erano note al lettore colto. Quindi ci sarà certamente un motivo di carattere letterario, ma forse c'è una motivazione anche di carattere simbolico, che potrebbe forse, me lo chiedo, essere spiegata anche per l'avversione che il clero delle Gallie ebbe nei confronti di Martino. Forse una difficoltà che la sua morte avrebbe acuito con una ricaduta negativa sui suoi discepoli. I discepoli di Martino, e questo non è ripreso da Tommaso, dicono ancora: il tuo gregge sarà invaso da lupi rapaci. Chi ci difenderà dai loro morsi adesso che tu non ci sei più? Dicono i discepoli a Martino. In qualche modo sarebbero state anche le stesse parole di Chiara, non dette esplicitamente, ma chi conosce il testo di Martino sa che probabilmente all'orizzonte anche Chiara vede dei lupi. Non sarebbe stato più logico mettere sulla bocca dei frati questo lamento?
Se confrontiamo il pianto dei frati sul corpo di Francesco, non c'è tanta preoccupazione quanto hanno Chiara e le sue sorelle. Certamente la morte di Francesco segna un passaggio affettivamente doloroso, ma anche carismaticamente problematico per la comunità di Assisi, che si sarebbe sentita molto più vulnerabile. Quindi in qualche modo i discepoli di Martino e le discepoli di Francesco sono accomunate dalla perdita di un difensore contro gli attacchi di qualcuno che può in qualche modo minacciare, rendere difficile in qualche modo la prosecuzione di uno stile di vita che fino a quel tempo si era portato avanti. Ci sarebbero ancora molte cose da dire sul rapporto tra il testo di Martino e l'opera di Tommaso, ma vado avanti. Dico soltanto che in questo lamento di Chiara torna un'espressione molto molto importante che ritroveremo anche nel testamento che lei scriverà, insomma, diversi anni dopo, in cui dirà che Francesco è la loro consolazione, anzi la nostra unica consolazione dopo Dio.